Allora, eccoci con i The Jackal. Quali saranno gli effetti di Addio Fottuti Musi Verdi sulla gente? Ah, speriamo innanzitutto che abbassi il mercato della pizza con l'ananas. Almeno questo messaggio sociale sì, che è stato accordato non è il lavoro, ma è l'unico motivo per cui abbiamo fatto questo pizza. No alla pizza con la mozione parlamentare. Sì. E speriamo poi che Dabbia, che Dabbia, dai, coniato. Speriamo che i due mojito che stanno ancora girando nel caso del questi sono gli speriamo che abbia che sia da seme per una nuova voglia di vedere storie al cinema, nel senso che nel momento in cui vai in una sala cinematografica e trovi la locandina Addio Fottuti Musi Verdi non sai bene neanche che cosa aspettarti. E speriamo che quindi vada a inserirsi in quel filone di nuovi film che stanno nascendo in Italia, che sono quei film di genere che un po' c'erano mancati, secondo me, almeno personalmente, dalle commedie con Bud Spencer, e che vada quindi a rinforzare di nuovo quella sacca che era rimasta vuota finora, sostituita soltanto da due scenari, quello comico scorreggione e quello drammatico troppo drammatico. Ecco, speriamo di esserci inseriti in quella linea di mezzo che è il film di genere che a quanto pare stanno di nuovo gonfiando con nuove esperienze. Sì. Perché andare al cinema? Perché andare a c'era un'esperienza particolare, è un'esperienza avvolgente, cioè in questo caso la sala cinematografica con questo contesto fantascientifico alto creato serve proprio la sala cinematografica, servono i popcorn, serve la Coca-Cola, servono gli amici, la nonna, la zia, la situazione che si trattiene, negli è anni 50 divertente. è un film familiare in qualche maniera, sì. Invitate i fan e non fan. Ciao a tutti, siamo The Jackal, vi aspettiamo tutti quanti dal 9 novembre al cinema con Addio Fottuti Musi Verdi. Basta. Cioè, Ciao.